Caltanissetta potrà godere di un finanziamento di quasi 5 milioni di euro da destinare ai servizi sociali. I cinque progetti presentati dal distretto sociosanitario sono stati ritenuti validi e ammessi al finanziamento nell'ambito degli investimenti del PNRR. Lo ha detto il sindaco Roberto Gambino in qualità di presidente del Comitato dei Sindaci del distretto sociosanitario di Otto. Ho già espresso, aggiunto, tutta la mia soddisfazione per l'esito felice delle nostre proposte che guardano ad un futuro più roseo. Grazie ai progetti che saranno attivati sul territorio, potenzieremo gli interventi su minori e il servizio di educativa domiciliare, un servizio a sostegno della genitorialità ed a favore della famiglia e dei minori che presentano problematiche di breve o media durata con interventi di carattere psicosociale ed educativo. Attiveremo servizi di assistenza domiciliare agli anziani, rafforzeremo i servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e a prevenire l'ospedalizzazione. Attiveremo inoltre percorsi di autonomia, concluso il sindaco, per persone con disabilità. Questa è la Caltanissetta che vogliamo, una città che mette al centro i servizi per la comunità e agisce per il benessere dei suoi cittadini.